sono come persone. Ognuna ha la sua unicità, ma tutte meritano di essere ammirate per la loro bellezza interiore ed esteriore. Benvenuti, ben ritrovati a tutti. Da Fabio Mason e siamo sempre nella Mesopotamia, signore e signori, un brutto tempo, piove. Piovigina e siamo pronti per partire verso una nuova avventura. Sempre alla ricerca di materiale. Oggi andremo a cercare le nostre bellissime orchidee blu, dato che comunque ci ricordano che la bellezza può essere trovata anche nei luoghi più inaspettati. Di fatto basta avere gli occhi per vedere. A cosa mi serviranno le orchidee blu? Se qualcuno di voi è stato attento negli episodi scorsi, sicuramente saprà già di cosa. Poi comunque cioè, quale uso ne farò. Altrimenti non ve lo spoilerò, non ve lo spoilerò subito. Quindi ciò che faremo ora sarà proprio quello di raggiungere la nostra bellissima palude. Io mi sono munito di razzi, mi sono munito un po' di tutto quanto le cose, però, dove possibile, insomma, magari cerchiamo anche di fare un po' di strada a piedi, sia mai che ci imbattiamo in qualcosa di significativo. E nel frattempo comunque proviamo anche sempre come funzionano le nostre bellissime strade. Qua c'è un po' di ingorgo. Qua sono posti e luoghi, ahia, dimenticati da Dio. E procediamo verso nord. Qui ci addentriamo proprio, mi sa, in questa oscura foresta. C'ho pure la lanterna in mano, così abbiamo un po' di luce. Qua ci sono creeper che è meglio evitare. Andiamo sempre avanti noi per la nostra strada, alla ricerca delle orchidee che mi serviranno sicuramente per adornare. Io ne sto accumulando un bel po' proprio perché ce n'è bisogno veramente di tante tante di queste orchidee qua. Sai che ti dico? Che possiamo anche dormire tranquillamente, che dite? Ci vediamo un po' di più. Siamo solo praticamente in villa. Cioè, siamo solo qua. Tu mi vuoi dire questo? Però dobbiamo fare circa 2000 blocchi, non sono tanti. Approfitto anche per vedere un po' che cosa c'è, ma a parte che già sappiamo che cosa c'è, però ci proviamo. Ma non capisco se sto laggando, ma è probabile. Qua c'è un dirupo. È probabile che stiamo laggando, vediamo un attimo. Provo un attimo ad aprire un minimo di anteprima. Vediamo che cosa sta succedendo qua. Dobbiamo essere ancora un po' pazienti, dopodiché risolveremo questi problemi. Ancora un po' di pazienza. Buongiorno, buongiorno. Trust. Sono sparito, sì, perché qua, come puoi vedere, ho un bel po' di problemi di connessione. Ce li ho tuttora, tra l'altro, credo che sparirò anche praticamente a breve. A breve risparirò. Vediamo se riusciamo un po' a riprenderci. Come va, Trust? Come va? Io sto andando a cercare. Sto andando a cercare le orchidee blu. Ieri ho scavato del quarzo. Ce ne ho per lei. Beh, bene, anche se in realtà, beh, qualcosina ho farmato anch'io, sì, cioè, nel senso. E però ben venga, mettiamolo in magazzino, insomma. Oppure lo porti al rifugio, dato che comunque ho consumato anche tutto quello che c'era al rifugio di quarzo.
sì, lo uso, ci mancherebbe. Ci mancherebbe che non lo uso. Mi serve, eh? Allora, siamo arrivati alla nostra farm di slime. E quello che dobbiamo cercare adesso sono le orchidee blu. Tipo queste qua, vede? Tipo queste qua. Come vanno gli studi, Trust? Con bombi. Eh no, questi qua non si possono duplicare. Si possono duplicare col bomb mill solamente i fiori alti due blocchi. Qua su Minecraft tipo Java. Capito? Solo due blocchi. Facciamo una farm lì, ci ho pensato anche prima. Infatti, in realtà, per avere tutti i fiori basterebbe fare una farm qua e una su. E una proprio sulla Sunflower Valley. Capito come? Capio come? Figurati qua, non troviamo niente, ne trovo 4 ne ho trovati di quei fiori. Sono molto isolati, come potete vedere, cioè ho qua, uno qua. Uno qua, cioè. Vabbè. I tulipani sono vicini? Sa che non me lo ricordo. Più o meno, ma cioè, nel raggio di 3000 blocchi, 3000 raggio, ne abbiamo, tutti li abbiamo i fiori. Quanti? Sì, le orchidee, caspita, boh, ne dovremmo avere tantissime di orchidee. Di fatto sono un simbolo di perfezione, di armonia e di equilibrio tra l'uomo proprio e la natura. Ne troviamo poche, raramente di rado, però quelle che riusciamo a beccare. È sparita? 14, mamma mia. Sì, potrei anche mischiarle in realtà ad altri fiori azzurri, blu. Adesso non mi ricordo, ce ne sono un paio ancora di blu. Sono poco connesso, sei sconnesso? Vediamo se ne troviamo ancora. Qua. Ce n'è qualcuna. Orchidee. Orchidee per tutti, raga. Orchidee per tutti quanti. Auguro tante belle orchidee a tutti quanti voi. È un fiore che richiede cura e attenzione, ma il suo splendore ne vale sicuramente la pena. Dipende dall'unità di misura che usa lei. No, no, 3000 blocchi. 3000 blocchi. Raggio. Un raggio di 3000 blocchi. Nord, sud, ovest, est, abbiamo tutto. No, più che altro lei è sparito ieri sera. Io dopo mi sono ho crashato, ho detto vabbè, vado a letto. Però lei mi ha detto arrivo tra 2 minuti. Cioè, è arrivato dopo quanto? Un'ora? Un'ora e mezza? Quante lush cave che ci sono qua sotto, raga? Almeno due ho visto, azalee. Colorate. Qua c'è anche un portalino, sicuramente l'avremo già. Tra l'altro mi avete fatto lo scherzino, in camera. Complimenti. E anche dove sto costruendo casa mi avete lasciato lo scherzetto. Bravi, bravi. Beh, ma... Due minuti sono relativi, dice Trust. Non lo so, non lo so. Non ne ho idea. Io ho il PC che sta esplodendo qua, ma si vede qualcosa? Pare di sì. Qua ho già preso tutto.
Figurati. Vabbè, proseguiamo con l'esplorazione di questa savana che è molto grande, tra l'altro, cioè, sappiatelo. Tolga le particelle. Le ho tolte tutte le particelle, Trust. Cioè, sono proprio al minimo, eh. Grafica semplice, luce soffusa, no. Shaders. Ah no, aspetta qua, devo qua abbassare un po', vede. Proviamo così. Bah. Ah sì, proviamo così. Particelle. Sono proprio al minimo. Neanche il fuoco si muove più qua. Nemmeno il fuoco si muove. Ma lei ogni tanto toglie la polvere dal vento. Ma che? Io non l'ho mai aperto questo MacBook Pro qua. Infatti dentro ci sarà un disastro proprio. Dentro c'è il delirio qua dentro. Siamo a 64, raga. Ma è dura. È dura la faccenda. A 60 fiori. Guarda lì. Sicuramente. Non avrei neanche quei cacciaviti io piccoli per aprirlo e avevo pensato sì di provare magari a prendere una di quelle bombolette di aria compressa, perché io non ho il compressore a casa. Aprirlo, dargli una sventolata, però magari butto aria dove non dovrei, capito? È un problema. Dice con l'aspirapolvere. Vabbè, ma bisogna comunque dovrei aprirlo. Ho visto che vendono anche dei piccoli kit, sì. Proprio per il PC. Mini aspirapolveri con tutti quanti le spazzoline appropriate. Ma tra qualche mese cambio tutto. Questa l'avevo già esplorata, sì, figurati. No, invece, caspita. Qua potremmo fare farm di streghe, raga. Dato che c'è ancora la strega. Ah, ci abbiamo ancora la casetta con la strega lì, oh. Fabio, buongiorno. Sì, Fabio. Buongiorno, Poposoft. Buongiorno, buongiorno. La strega cambia tutto, sì. Ecco perché si surriscalda. Ma infatti, cioè, mai aperto io sto PC qua, sarà tipo ci avrà, penso, un netto e mezzo solo di cenere dentro. Capito come? Ma cambia, sì. Ok, sarebbe meglio dormire, che dite? Direi di sì. Ma che stiamo comunque raccogliendo, pian pianino. Poi magari cenere di gioia, magari nel frattempo ne nascono ancora. Se io non so come funziona con i fiori, cioè quando io li ho raccolti tutti, questi non ne nascono più oppure spawnano i fiori. Guarda qua che bella chiazza. Guarda quanti. Eh sì, stiamo raccogliendo orchidee per un piccolo progetto e tra l'altro, le orchidee ci ricordano comunque che la bellezza può essere trovata ovunque, proprio basta sapere dove guardare e apprezzarne comunque tutta l'essenza, ricordatelo. Quindi, anche se ogni tanto ci sono dei lag, voi assaporate tutta l'essenza di questi momenti che sono molto, molto importanti. E un buon carnevale a tutti, ovviamente, un buon carnevale a tutti. Allora, due stacchettini finora quasi, quasi. Ma vai un po' di qua, vai un po' di là. È grande sta palude. Potrei fare colori delle paludi, no? L'unica roba che mi viene in mente. Ma vaffanlovo, va. Sono proprio al minimo qua le impostazioni. Ok,
Oh, hai visto come saltano fuori come i funghi? Sì, c'è un altro fiorellino blu che potremmo accostare a questo di fatto. Non mi viene in mente però qual è. Buone, molto bene, grazie. Molto bene, sono contento perché almeno adesso domani è venerdì, poi c'è weekend. E domani sera mi trovo con 5 amici e ci facciamo un pokerino. Texas Hold'em, ovviamente molto molto tranquillo, pizzetta e via che è una gioia. E via che è una gioia. Lei invece? Ogni tanto ci sta, dai, ricordare i vecchi tempi. Per forza. Quindi direi ottimo. Anche di qua prosegue ancora un po'. Qua termina. Vediamo, vediamo. Sicuramente ne abbiamo lasciati indietro. Guarda di qua forse, vediamo. Di qua siamo passati. Eccoli. A voglia, dice. Eh sì. E lunedì invece, vabbè che ormai non so quante volte ve l'ho detto, però lunedì comincio una nuova esperienza lavorativa. Seria, cioè seria, diciamo, con contratto e tranquillo lavoro. Vediamo, un lavoro che anche lì dovrò imparare a fare, però questa volta sarà, penso che, cioè, proseguirò un bel po', insomma, a fare sta cosa. Eh sì, sto giro sì, sto giro sì. E quindi anche qua, anche sono contento, dai. Mi metto un po' il cuore in pace e per qualche annetto, insomma, mi dedico anche a queste attività che sono comunque necessarie. Ah, oh, guarda qua dove ne abbiamo preso, qua, guarda qua, sulla costa. Costa Brava. Sì, sembra anche interessante come lavoretto. Ma vi farò sapere, vi farò sapere. Roba seria, oh. Contratti seri, eh. Cioè, ovviamente, prima c'è il contratto di prova, barabam, bibumba. Benvenuto, Carlo, benvenuto. Ben trovato. Un vero piacere. Sì, dai, non c'è male, non c'è male. Ciao Carlo. Adesso non so se mi sente, vediamo. Mi sente. Si parte seriamente, seriamente. Abbiamo una casetta con la strega e tanta tanta roba. Allora, mi vuoi dire che li abbiamo pescati tutti quanti i fiorellini? Mi sa di sì. Vabbè, io ti dico che per me possiamo proseguire e cercare un'altra. Aspetta che rispondiamo. E cercare un'altra. Anche Trust è entrato, benvenuto, benvenuto Trust. E cercare un'altra palude. Benvenuto, benvenuto. Guarda qua, un'altra bella chiazzettona. Salve Trust, salve. Buon pomeriggio, ben trovati a tutti, un vero onore. Guarda quanti qua ne abbiamo. Un vero onore. Conosce costruttori di semirimorchi in Veneto? Sì. Oddio, non di persona. Cioè, conosco, diciamo che conosco,
diciamo dei parenti di una ditta proprio che si occupa di fare questa roba qua, per dire il discorso, cioè per dirla tutta. Perché dice: conosco, ho frequentato un anno sta persona, perché abbiamo fatto delle robe assieme, quindi ci ho avuto a che fare, sono andato anche a casa sua, piscina. Che domande sono? Cioè, adesso vi spiegherà anche perché. Sta caricando e dentro. Grande, grande. Grande. Io scrivo perché non so se poi... A trasta so che mi sta sentendo, però... Allora... vabbè, facciamo ancora qualche giretto, tanto qua vedi che ce ne sono molti di fiorellini. Abbiamo una savana molto grande. Tanta, tanta roba. Poi non so se faremo in tempo anche a cominciare ad utilizzarli, eh. Spero di sì. Lei invece cosa mi racconta, Poposoft? Starà lavorando, penso, in questo momento. Ehi là, buongiorno, buongiorno, ben trovato. Sametto, ben trovato, ben trovato. Come sta, come sta? Si sente bene la live? Stiamo laggando, stiamo andando a scatti? Come va, come va? Eccoci qua, raccogliamo orchidee. Stiamo raccogliendo orchidee, quanto sono simbolo di lusso e raffinatezza, sono come gioielli nella natura, con le loro forme perfette, i loro colori brillanti, ad esempio illuminano ogni angolo della vita. E quindi oggi si sente tutto bene, molto bene. E quindi oggi raccogliamo orchidee. Lei, Carlo, come sta? Cosa ci racconta? Quali sono i suoi progetti in questo futuro prossimissimo di gioco? Riproviamo a fare sto giro qua. Mi sa che qua abbiamo raccolto tutto. Eccoli. Sto bene, mi fa piacere, mi fa piacere. Tutto bene, dice Poposoft. Un po' di botte di lag sul gioco, ma si sente molto bene. Porco Giuda Dio. Madonna Dio. Non so neanche io se riavviare o no. Porca puttana. Vabbè. Stavo cercando quella farm di slime. Si tippi qua, che è qua. Si tippi da me, Trust. È qua la farm di slime da qualche parte. Vediamo. Farm di slime. Sarà oltre queste montagne. No. Eccola. Può tipparsi da me se vuole. Io ci sono proprio qua. Ci sto proprio. Si tippi pure. Ah, adesso sì, mi sto sconnettendo. Ma chi è che mi dà le botte qua? Potrei provare da farmi di fiori. Riproduco la USA, e certo. No, aspetta, non mi ha capito. Potrei provare la farm di fiori. Riproduco la nostra, forse. Ah, salve. Salve, salve, buongiorno, buongiorno. Come va, caro Trust? Mi stavo guardando, mi stavo un po' spiando da dietro così, non me ne ero accorto. Vorrebbe provare a fare una farm di fiori qua, dice. Non sarebbe una cattiva idea. Io non mi ricordo come farla. È in ritardo la live, provo a riavviare. Beh, magari che probabile che rimarrà un po' in ritardo comunque. Sicuramente un po' di jet lag ce l'abbiamo, eh. Sicuramente. Comunque sì, qua lei può fare tutte le farm che vuole. Essenzialmente. Guarda quanti fiorellini ancora abbiamo raccolto. Allora, intanto dormiamo. Mettiamo il letto qua, ce la dormiamo un pochettino fino alle 18:15 al lavoro. Eccoci, grande, è tornato anche Trust. Beh, vabbè, dai, ci sta. Lei Poposoft, che, cioè, ad esempio, sì, qui la vorrei fare, che dice?
Sì, la faccia pure, non c'è problema. Magari non proprio vicino, la facciamo tipo qua. La faccia dove vuole, magari la fa qua, tipo non proprio vicino, capito? Questioni, in questi giorni mi sono buttato sul diavolo, su Diablo. Su Diablo 4, sono riuscito a finire campagna single player. Sì, ma aveva raccontato che ha giocato tipo 14 ore di fila, roba del genere. Incredibile, eh? Con o senza pistoni? In che senso con o senza pistoni? Con sistema di raccolta? Con sistema di raccolta? Sistema di raccolta. Dicevo lei che, cioè, che programmi, cioè che linguaggi di programmazione conosce proprio Soft. Sia, cioè, che utilizza per il suo lavoro e sia comunque che conosce perché li ha studiati o per altre robe. Se vuole trasferire nelle paludi, direi proprio di no, Trust. Io sto qua solo a cercare le mie orchidee. Mi servono tante orchidee, ma tantissime. Nelle paludi farò una Venezia, top. Tra l'altro qua abbiamo anche un portale del Nether, solo che va fatto bene un po' il collegamento perché è facile perdersi. JavaScript e C, cos'è quello lì? C, non so come si legge, C asterisco. Vabbè, C. C è JavaScript prevalentemente. La superstrada, autostrada in pietra, cosa vuole fare arrivare qua? La superstrada. Andiamo bene. Andiamo bene. Tra l'altro, sotterraneo è già tutto scavato, eh? Ah, C sharp, ok. C sharp, ok. Sotterraneo è tutto scavato tra ste per arrivare qua, quindi si potrebbe eventualmente farla sotterranea perché c'è già, c'è anche già, sono già tutte quasi le rotaie messe lì, messe giù. Allora facciamo l'ultimo giro e vediamo se per caso abbiamo saltato tipo questi. Poi diamo una mano a Trust, diamo una mano a costruire, se ha bisogno. Tanto comunque è una farm che produrrà solo orchidee praticamente. Solo orchidee, cioè vi rendete conto? Figata, solo orchidee. Qui solo orchidee, sì. Ma raccolte ne ho raccolte. C sharp e JavaScript. C sharp e JavaScript. E sono programmi di, cioè, sono tipo linguaggi di scrittura che ha studiato anche all'università. Che ha approfondito anche all'università, sicuramente, sì. Mini Venezia. Esatto, Trust. Esatto. Allora, se lei mi dice come posso aiutarla, l'aiuto volentieri. Basta che non mi manda a prendere roba perché non è che posso usare il teletrasporto, però se vuole mi dà indicazioni, io l'aiuto. Finché lei si procura tutti i materiali. Adesso bisogna trovarlo, Trust, anche. No, all'università ho usato Java. Ho studiato Java e altri linguaggi meno usati oggigiorno. Meno usati addirittura. Pensa un po'. Devo trovarla adesso però. C, C++, Okami, ma dai. CSS era, no, non era CSS, c'entra niente. Quello era una versione del Photoshop CSS. Sono qui. Un attimo perché sono un attimo perso. Sono un attimo perso. Io quando avevo tipo 16-17 anni ho acquistato una guida, un libro su Java e ovviamente non ci ho mai capito niente perché non mi sono mai applicato. Cioè, ovvio che
Col libro non fai niente, però ero un po' attratto da sta roba qua. Avevo provato a usare un po' Python per fare dei bot, robe del genere, ma niente di che. Ci servono anni e anni in realtà, secondo me, poi di studio, come tutte le robe. CSS è un linguaggio per definire stili grafici, si usa all'interno di HTML. Ecco to. Ecco to. Guarda quante. Comunque la palude in realtà è un bel posto, basta saperlo apprezzare, un po' come le orchidee, diciamo, ci piacciono, ci piacciono. Non è un vero e proprio linguaggio di programmazione, ma è un markup. Ma di markup, cioè per definire sezioni di testo, pensa te. Allora, Trust, sto venendo a prenderlo, cioè sto venendo da lei, eh. Questa dovrebbe essere la montagna? No, direi proprio di no. Questa? Direi proprio di no. Qua siamo tanto fuori, eh. Non copre l'acqua. No, no, ma è un attimo perché non. Forse adesso so, forse sto arrivando, eh. Forse sto cercando di raggiungerla. Vediamo. Eccoci. Mi dica cosa devo fare e io lo farò. Caro Trust. Vedo che si è messo già al lavoro. Io ho quasi 4 stack comunque di fiori in linea. Allora, intanto faccio una sigarettina. Prima roba. Prima roba. Vediamo Trust cosa sta scrivendo. Su questo isolotto ci sarà la farm di orchidee. Molto bene, molto bene. E fin qua. L'avevamo capito. Potrei, se vuole, recuperarle del materiale dalla montagna perché servono blocchi, servono pietra, poi dipende che blocchi, che materiale vuole fare. Sai cosa sarebbe figo fare? Farla con che blocchi? Li facciamo con tutti quanti i blocchi di slime. Blocchi di slime funziona secondo lei? Blocchi di slime anziché blocchi di cemento tipo o di pietra? Il legno? Bah, il legno. Legno, brutto legno, eh. Legno, potrebbe anche prendere fuoco il legno, eh. Per esempio. Adesso è un po' meno in ritardo la live comunque perché sto vedendo l'anteprima. Forse a volte basta solo riaggiornare. Vede, io non ho nemmeno l'animazione sul fuoco. Nemmeno sul fuoco c'ho l'animazione. Ti pensi? Insomma, Carlo cosa sta facendo di bello, Carlo? Non ho più sentito, Carlo. Che sta a fa? Che sta a fa? Che te stai a fa, Carlo? Allora, vado a prendere Trust, vado a prendere la redstone, vado a prendere dei blocchi. Vado a prendere. Terra, distributori servono gettatori. Adesso lei ce l'avrà un tutorial sotto mano. Oppure possiamo copiare man mano questa qua che ho fatto io al. Ma la smette di darmi robe inutili? Come la sua, ma più grande. Sì, più grande basta solo aggiungere linee. Certo. Allora, come facciamo? Perché io adesso non ho niente qua per lei.
E quindi devo andare a casa, cioè dovevo andare a casa, voglio andare a casa. Quindi vado a casa così, al volo vado a casa e vado a vedere prima com'è fatta la farm di fiori, così mi faccio un'idea se vuole venire anche lei. Secondo, a parte che sto andando verso sbagliato. Secondo, raccogliamo un po' di materiale che sarà necessario. Magari facciamo uno spiazzo fatto un po' più bello di quello lì. Tanto qua ci mettiamo poco, comunque tu arrivare a casa. Ci mettiamo veramente, veramente poco. Comunque sapete cosa vi dico? Che è già la seconda volta che mi rompo le scatole, mi sono rotto le scatole del freddo, raga. Per la prima volta quest'anno e anche l'anno scorso, in realtà mi sono rotto le scatole del caldo. Perché io sarei uno che comunque adora il caldo. Però mi sono proprio rotto le scatole, cioè di sto freddo qua, basta. Basta, basta acqua, basta. Vedi che siamo già arrivati alla fine. Allora noi dobbiamo riprodurre questa farm qua. Speravo di trovare Sametto qua al lavoro io. Invece niente. Vabbè. Dobbiamo riprodurre questa farm qua. Dice Trust la vuoi fare più grande. Ma ha cambiato PC. Ma che? Ma che proprio soft? Che cosa glielo fa pensare, mi perdoni? Cioè sarei messo proprio male se avessi cambiato PC. No, 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 manca ancora un po', manca un po'. Manca un po', ma facciamo un PC buono sto giro, eh. Forse verso giugno, forse verso maggio, giugno riesco. Trust era già qua che mi aspettava, molto bene. Allora, caro Trust, vede qua com'è il discorso. Boh, era solo centrato il gioco su OBS. È centrato il gioco? Che senso è centrato il gioco? È tagliato un pezzo sotto. Ah, ma dai. Allora risolviamo subito. Ah, è vero. È vero. Magari, Diego. Che occhio che c'ha proprio sotto. Così dovremmo esserci. Che occhio che ha. Da me fa un freddo cane e non nevica, dice Carlo. Quanto è blocchi? Allora, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se voglio facciamo 14. Abbiamo un 14 più 1 e 2 laterale. Quindi 15, 16, 17 di larghezza per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 di larghezza per 10. Occhio di falco, esatto, sì, di lunghezza. 17 per 10. Diciamo che questa è molto sollevata. E quindi sì. Vabbè, tramoge, questi cosa sono? Questi sono distributori, sotto 4 repeater, 1, 2 messi così, mi raccomando. Anche i repeater hanno un senso, eh. Qualcuno ha messo le mani qua. Più sei sopra. In totale alta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 17 per 10 per 4. Ok, io direi che possiamo andare in magazzino, prendere un po' di roba, la prendo io magari. Tanto c'è tutto, 17 per 10 per 4. Un casino qua. Vedi qua, bisogna stare attenti.
proprio seguire, bisogna avere anche un. Adesso io non posso, però dovremmo avere un tutorial, come disegno su Paint? 17x10x4. Distributori. Semplice, dice. Ah no, se lo è per lei, ben venga. Ben venga. Allora. Ripetitori ne ho pochissimi, di questi ne abbiamo pochissimi. Qua abbiamo osservatore. Ok. Distributori ne abbiamo pochissimi. Tanto mettiamo via sti fiori. Che materiale usano Venezia? Mattoni di pietra, penso. Tipo questi qua. Che non abbiamo. Anche con questi qua muschiati si può fare un po' col muschiato, che figo. Non carica la live. Che senso? Provi a riavviare. Aspettate. Vediamo se sto laggando io. Ah no, sì. Sì. Sto un po' laggando io, eh. Giusto un attimo. Ah no, la live è a posto, dice proprio soft. Ottimo. Grazie. A me va. Meglio. Allora, lei Trust ha detto che aveva raccolto del quarzo. Lo può portare, per favore? Perché abbiamo bisogno di costruire repeater e anche comparatori. E anche distributori. Vediamo il distributore di. Ma come l'ho trasformato in blocchi? Aspetta, gettatore e gettatore invece. Noi abbiamo bisogno del gettatore o del distributore? Del gettatore. Ma come li ha trasformati in blocchi, mannaggia. Gettatore 9x7 interno, colonna circoncisione. Sì, no, però abbiamo detto 14 perché la facciamo il doppio. Quindi 14 più 1 a destra in più e 2 a sinistra. Capito come? Gettatore. Ci entra? Allarghiamo. Tutto a posto, Carlo? Adesso va, ottimo. Allarghiamo, Trust. Qualcosina c'è qua comunque. Bastano 7. E allora non la facciamo grande. Cioè, non la facciamo il doppio. Vuoi fare lo sborone prima e dopo? Dopo cosa? Ah, Trust. Allora, repeater. Cosa mi manca qua? Dio caro, torce di redstone e pietra. Torce di redstone, che non ne ho, quando ce ne ho pochissime. Madonna, Dio. E pietra. Torce di redstone. Sto mettendo poi insieme un po' di materiali, Trust, sa? E pietra, perché non entra? Ma possiamo farla a due piani nascosta. In che senso a due piani? Sì, è un po' complicato. Cioè, ci complichiamo tanto la vita. Però mi fido io di lei, eh. Mi fido. Allora, no, questa, Dio, boh, ancora ho sbagliato. Serve la pietra liscia. Pietra liscia.
che è questa qua. Vediamo se abbiamo. Allora facciamo metà ripetitori e metà comparatori. Allora, ripetitore 7 intanto. Ok. 12 e comparatori. Il tutore, sì. Comparatori. Quanti me ne escono? 12 pure di comparatori. Ok, mancano i blocchi, mancano. La costruzione, vediamo che blocchi usare. Vuole fare Venezia, allora lì sì, nella laguna ci sta proprio questo. O la pietra normale, oppure questa coppa più lavorata, prendiamo questa. Prendiamo questa qua, un po' lavoratella. Ce la lavoriamo qua. Questa qua va, tac. Tac, facciamo un po' di murette e scalini e slab. Ok, ci siamo. Io torno verso la palude. Lei come ha messo trust? Tutto a posto? A casa stanno bene, bene tutti? Spero proprio di sì. Sono sotto. A quale tipo di droga o sostanza stupefacente? A proposito, mi raccomando, se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate like, dislike, commenti, insulti. Attivate tutte le campanelline e ricordatevi di splendere, mi raccomando, mi raccomando. Sotto dove, Trust? Ma va là, dice. Ma va là. Dicono tutti ma va là. Ora avrebbero abbassato un po' i prezzi delle schede video, almeno 100 euro hanno abbassato praticamente quasi tutte le schede video. Non ci piace questa tosse, lo so. Però mi sa che dovrò tenermela per un po'. Tra l'altro dove comincio a lavorare è vietato proprio fumare, quindi tanta roba, sono proprio contento. Cioè non si possono fare le pause cicca, capito? Pause sì, ma no fumare. Non fumo. E ora sono contento. Tanta roba. Eccoci. Eccoci qua, Trust, io sono arrivato. Dov'è che la stavamo facendo la farm dall'altra parte? Di qua? Sì. Molto bene. Allora, ma lei c'è già cominciato, mi perdoni, ma non ho capito. Non ho ben capito. Che sta a fa? Ah, questa è la linea più stretta, ok. Sopra dobbiamo fare quella più grande, giusto? Questa è la linea stretta, giusto? No, che non è la linea stretta questa qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah no. Vabbè, mi dica dove devo mettere i gettatori, per cortesia. Che? Allora, aspetta un attimo. Gettatori, dove vanno i gettatori? Qua, giusto? Anche le trapdoor ci siamo dimenticati. No, qua. Ma com'è sotto? Come la stiamo facendo qua? Io non ho capito. Che è qua? Ah, i gettatori vanno qua, eh. Oh, qui. Sì, ah, ok. Qua vanno. Oh.
Aspetti. Ok. Mettiamo qua i gettatori. Oh yes, sicuro. Sì, dopo il problema è che qua, allora ho capito io cosa vuole fare lei. Qua serve un'altra fila. Perché qua ci va il circuito. Cioè, se vuole fare a pari così, ce li ha ancora dei mattoni. Vabbè, mettiamoci anche questa che è carina. Ci va una fila così. Che è? Vuole mettere mattoni? Metta mattoni. Io ho preparato tutto il materiale, me lo poteva dire. Ah, ok, tutto intorno, ok. Ok, chef. Perché qua ci va il circuito dopo. Una bella sfida non fumare a lavoro, ma sa che io alla fine sono molto felice perché quando mi sono trovato nelle circostanze di non poter fumare a lavoro, sono sempre stato contento. Perché proprio non ci pensi neanche, capito? In più, cioè, sai quanto meno fumi. Sai quanto meno fumi. Tanto di meno. Aspetta, Trust, però adesso ho un dubbio. Perché allora, servono i gettatori per l'acqua. Ma il bone meal invece? Allora, qua ci vanno i secchi d'acqua. In teoria. E quindi mi manca anche il ferro, tra l'altro. Per fare i secchi. Ma il bone meal va sotto? Qua ci va una T qua, eh. Sotto venga, sotto mettono. Qua deve fare una specie di T. Mie T, eh. Mie T e Tony. Guarda T cosa mi tocca fare, cioè. E mie T e Tony. Eh sì. Cari ragazzi, qua basta, fine. Sono andati troppo sottoterra. Un po' troppo. Perché mi deve colpire? Perché mi ha colpito? Ma io non ho capito cosa sta facendo, qua sotto Trust, sinceramente. Delimitare. Cosa? No, respirare più che altro. Delimitare questa zona qua, ok. Che non era qua però, in effetti. Ma è un po' più giù. Sì, chef. Da qua è. Giusto? Direi di sì. Ma che vuoi fare a due piani? Io ho già finito tutti i materiali comunque, cioè. Vorrei dire. Delimitare. Così? Prende spugna. Io guardo, lo chiudo. Trust è il mago delle spugne. Trust ci sa fare con le spugne il Trust. Piacciono le spugne, Trust. Dica, dica. Già sai. Già sai.
Eccoci qua. Delimitare. Parola d'ordine. Niente. Vabbè, facciamo così. Siamo a posto. Ok, ora adesso dobbiamo trovare il centro, perfetto. Ok, ora i droppers. Ops. Droppers è dropper, è distributore o gettatore? Perché io sopra ho messo i gettatori. Non ha più mattoni? No, non ne ho mai avuti. Adesso mi viene il dubbio, perché sopra ho messo i gettatori. Io non ho neanche i dropper, i distributori non ce li ho proprio. Ne ho due. Cioè ne ho due. In realtà. Prendo anche del ferro se può. A parte che vada, posso tornare anch'io. Tanto cioè, siamo qua. Manco fossimo al Polo Nord. Allora, dropper. Perché uno è il distributore, l'altro è il gettatore. Adesso mi viene il dubbio. Guarda, vediamo se troviamo il generale dietro sta collina qua. No, niente. Eppure che stanotte qua sembrava buia ed assassina. Allora, l'acqua va gettata. Ok, quindi io ho messo gettatore, perfetto. E invece sopra e sotto cosa dobbiamo mettere? Distributore. Distributore quello con l'arco, quindi dobbiamo fare. Giusto? Generale dietro la collina. Ok, molto bene. 448 siamo tornati a casa, hai visto? Il muro un po' più largo. Quale muro? Io adesso sto a magazzino, eh. Io sto a magazzino. Allora, facciamo un po' di pulizia. Allora, lei ha bisogno di distributori? Sì, chef. Distributori abbiamo detto, no? Distributori. Vabbè, distributore. Secchio, niente ci fa, eh sì. Guarda, secchi, ne ho finché vuoi. Distributore. Vediamo. Usa gli slab. Per fare cosa? Per fare cosa? Allora, pietrisco, arco e redstone. Dio, archi. Archi, porco Giuda. Allora, pietrisco. Non ho neanche archi. Non più basso, credo. Ma sì, ma non capisco qua, c'è il soggetto predicato. Archi, non mi ami archi, oh. Non ci credo, Dio boh. Tocca andare a farmi di archi. Allora, tocca andare a farmi di archi, raga. Che dice, perché c'hai la farm? Archi servo. Cerco. Per fare il distributore. Qua siamo pieni di archi. Non tossisca nel microfono, mi viene infarto ogni volta. Chiedo scusa, è bello è che mi sono anche allontanato però. Ho tolto qualche filtrino, eh. Che faccio gli scherzini. Gli scherzetti.
Ah sì. Dio santo. Archi. Frecce. Uno. Sì, vabbè, ma dai, tosi. Ho dovuto rompere la sua pavimentazione di mattoni, ma ovvio. Lei rompe sempre le robe che faccio io. Le robe perfette le fa solo lei, allora. Ma che te lo dico a fa? Guarda cosa che mi tocca fare, Dio caro. La roba che più non mi piace su Minecraft è proprio questa qua. Aggiustare gli archi, Dio scanato. Non lo faccio mai. Aspetta che non vado a sbagliare anche. Due archi. Quanti distributori servono? Quanti distributori servono? Questa è la vera domanda. 10 milioni di dollari. Caro Trust. Quanti distributori servono? Due. Perfetto. Allora due ce li ho. Ce li ho? No, cioè ho due archi. Adesso se trovo un banco da lavoro in questa Willy Wonka. Io qui sto facendo il super. Ok, io adesso torno con due distributori. Sommozzatore. Bene, bene, bene. Allora, distributore. Altro che serve, i secchi ce li ho. Vabbè, al massimo faremo un altro giro. Cosa ho saputo che ti dica? Faremo un altro giretto. Prima proveremo con una redstone torch, sì. Ah, prima di fare tutto il circuito, dice. Ma perché? Tanto se facciamo tutto il processo, cioè esatto. Qual è il problema? Il problema è fare il processo esatto. Bene, bene, sto arrivando, sto arrivando. Eccoci qua. Con calma. Ci godiamo tutto il nostro bellissimo borgo vecchio, borgo nuovo. Borgo vittoriano. Si è spawnato lo slime, e te credo. C'è una farm di slime lì. E credo che spawnano gli slime. Lo lasci vivere. Abbia fiducia. Buone queste bistecche di manzo chianina, fresche. Queste provengono direttamente dalla vecchia fattoria, eh? Sappiatelo, sappiatelo. Se volete riceverne un chilo gratuito a casa, iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Mi raccomando. Beretta, beretta. Eccoci qua. Siamo quasi. Abbiamo quasi raggiunto ancora Trust. Per l'ennesima volta in palude dovremmo esserci. Dopo questa montagna. Dove sta la palude? Eccola. Qua dovremmo avere la nostra farm. Eccoci qua. E voilà. Ma dov'è?
Ma è sparito tutto? Ah no. Ok. Gettatore. Allora, già che sei qua, mettiamo già l'acqua dentro ai gettatori. Porco cane. Uno a uno mi tocca farlo. Come va, Trust? Come procedono quei lavori? Come procedono? Slime a te che hai messo qua dentro. Perché slime qua? Ah, ho capito. Allora, gettatore. Gettatore. Ancora uno. Ok, ne mancano quattro. Sotto è delimitata. Molto bene. Ne mancano 4. Ah, neanche le ceste proprio non abbiamo. 4, 3. Puffi di qua, puffi di là, quando le incontrerai. Puffi di qua, puffi di là. Sempre la contessa, la salve. Come mai è tutto arrabbiato nero oggi, Trust? Ce l'ha una torcia? Resto un torcio, se vuole. Tenga. Allora, mi mancano due secchiolini. Che? Non funziona. No. Bisognava mettere distributori qua. Dio schifoso, cane. Madonna puttana. Sì. Bisognava mettere. Aspetta, facciamo un attimo la prova però, scusa. I gettatori vanno sotto per terra per Bomilla. Fammi fare una prova. Ah, infatti, ahia. Lei ha degli archi Trust comodi per caso? Perché questi qua li ne vuoi tanti, eh. Allora, lei ha spazio in inventario? Questi ok, sì, ok, sì, però non gli ne nemmo neanche uno. Io ho spazio qua dentro. Non c'ho niente qua io. Cioè, non è tutto pieno. Vabbè. Archi con stringhe. Ah, con le stringhe. Ah, ok. Lei ha un po' di spazio nell'inventario se le lascio delle robe. Può tenerle, tipo questa, questa, che dopo ci serve, questa, questo. Li riesce a tenere? Siamo disorganizzati, eh. A quanto pare no. Beh sì, dai, forse sì. Tocca fare un altro giro a casa allora. Tocca fare l'uovo no. Tocca fare un altro giro a casa e vabbè. Gettatori, questi li lascio qua per sotto. No, mamma mia. No, i gettatori no, 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 bruciare i gettatori. Gettatori, prende i gettatori, Trust. Bravo. Ok, niente, dai, faccio un altro salto a casuccia. Per forza, ce l'ho i gettatori. Ma tutti quanti ce li ha? Tutti quelli che servono? Sette ne servono. No, aspetta, distributori. Devo farli i distributori, giusto? Ok, distributori devo fare. Ma se io entro qua nel portale, no, meglio di no, andiamo a casa a piedi. Io faccio il circuito. Ottimo. Spero che l'elitra non è rotta. Siamo a metà. Siamo a metà comunque, eh.
Allora dobbiamo fare archi e basta, archi e pietrisco. Distributori. Ce la possiamo fare sicuramente. L'orchidea è una meraviglia della natura. E vabbè, meglio così. Sono partito con l'idea di farmarne. Ne ho raccolti 4-5 stack quasi, poi a Trust è venuta la brillantissima idea di creare una farm, che tra l'altro produrrà solo orchidee, quindi ben venga, insomma, no? Ben venga, ben venga, ben venga. Allora, abbiamo bisogno di 7 distributori. Quindi mi serve sta roba un po' qua così, giusto? Archi, allora archi, vediamo. Arco e frecce, no, frecce no. Allora, arco. Vedi che occupano un sacco di spazio questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta. Dio caro, Dio caro. Mamma aiuto. Bestemmie. Pure le mele qua mi avete rubato, mascalzoni, ladri. Dio caro, ladri. Grazie al pesciolino, Trust. Mettiamo qua, così facciamo un po' di spazio. Allora, direi che faccio l'ultimo arco. Così ne abbiamo 7. Ok. Io no. Distributore. Io no, io no, io no, io non dimenticherò. Io no, vedrai. Chi è qua? Salve, signor Carlo. Io non ti aspetto più. Ciao, ciao, carissimo. Come va? Come va? Che stiamo facendo? Che stiamo facendo? Non ti aspetto. Eccolo qua. 7 me ne servono. Sei. Sono andato in caverna, grande. Ho trovato qualcosa di interessante. E sette. Ho trovato qualche bel bottino. Devo puntarlo sul prepuzio, dice. Sì. Ok, io sto tornando, Trust, con i distributori. Sto giro con i distributori, ori, 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 ori. 9 diamanti, wow. Tanta roba, eh. 9 diamanti, spacca. Anche noi ci faremo una bella puntata a breve di mining. Perché qua ci chiedono soldi in continuazione. E quindi gli addetti ai lavori. E quindi dobbiamo pagarli, quindi dovremmo fare una bella sessione di mining, caspita. Questo è un pacchetto di lavoro. In che senso? In che senso? Non sarà un'avventura. Quando c'è trust bisogna sempre stare attenti, altrimenti, eccoci qua, salve. Vede come ci stanno bene questi. Buongiorno. Dov'è trust? Orco Giuda. Ho sbagliato. Addio. Salve. Così no, dice. Che è? Oh. Se non c'è trust qua, muoio soffocato quasi, niente, niente. Allora, come siamo messi qua col discorso? Molto male. Molto molto male, vedo. Allora, eh sì, siamo messi abbastanza male.
manca tutto il discorso dei comparatori che gli ho dati a lei i comparatori. Allora, intanto bravo Trust, bisogna vedere come mettere i fatti. Infatti. Allora, un secondo solo che mettiamo i distributori. Quelli giusti. Ce li ho, eh. Eppure i secchi d'acqua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sece, sece. Qua mettiamo la terra. Qua ci andrà il sistema di raccolta. Ottimo. E allora, secchio, secchio. E come scava, oh? Come scava Trust? Ha detto che si vuole trasferire qua, lei sì? Ha detto che si vuole trasferire qua, Trust? Bravo. Complimenti. E qua è una zona sicuramente molto tranquilla, eh? Sicuramente non è un paese per vecchi. Oddio, c'è nessuno, però. È un paese per meditare questo. Ultimi due secchi, secchi. Eccoci qua, raga. Mamma mia, mamma mia. Ora. Allora, qua ma le tramoge anche pure mancano. Vero? Carlo, lei può tipparsi qua con un po' di ferro per cortesia e del legno? Ci riesce? Mancano le tramoge, vero, qua Trust? Giusto? O sono sotto le tramoge? Una tramogia. Una sola? Come una sola? Perché una? Lì la tramosa, ah, ok. Pronto, pronto, Radio Foresta chiama Carlo, Carlo mi sente? Prova, prova, 1, 2, 3, Carlo, Carlo mi sente? Passo, passo, Radio Foresta chiama Carlo, prova, mi sente? Passo. Io boh, mi tocca andare ora a Tramogia, veramente. Tramogia e Bonmil pure. Cosa manca? Tramogia? Lei riesce, caro Carlo, a prendere in magazzino una Tramogia e un paio di chest? Poi tipparsi e portarcele qua da noi, per cortesia? Non so se serve altro. Vabbè, Bonmil dopo, più tardi. No, vabbè, ma tanto comunque bisogna andare a vedere il circuito come è fatto. No, no, vabbè, vabbè, ma tranquillo. Dobbiamo venire a vedere il circuito. Che dice Trust? Ma Trust è andato via. Eh sì. Starà già studiando il circuito. Circuito. È uno slab. Gli slab ci li facciamo qua? Ah, ok, tranquillo, tranquillo. E ora slab qua. C'è un rumore incredibile, immagino. Allora qua ci sono gli slab, Trust, eh. Vabbè, torniamo a casa. Torniamo a casa. Riesco a fare. Devo venire anch'io alla farm di Enderman. Fra poco. Sa cosa, Trust? Più che altro non mi ricordo da dove partire a farlo, cioè lì bisognerebbe prendere in mano il tutorial per capire, grazie, da dove partire a farlo il circuito, perché non so se cioè, ci sia un punto di inizio e un punto di fine, capisce? Ho quasi finito, ma cosa, scusi? Ma così finito cosa? È
Io sto andando a prendere, non mi ricordo più cosa, sinceramente. Però qualcosa sto andando a prendere. Ecco, mi dice Carlo. Tranquillo, guarda, sono tornato a casa anch'io, guarda, tranquillo. Ah sì, allora, tramoggia, il circuito. Già finito? Come è già finito il circuito? Di niente, tranquillo, guarda, sono arrivato anch'io. Prendo io la roba qua, mi prendo trust, di cosa abbiamo bisogno? Una tramoggia, due cess, ho scannerizzato. Allora, tramoggia, che non ho, sì che c'è da qualche parte, dai. Eccola qua. Era una tramoggia. Chest, vanno bene anche i barili. Ok, dopo Bomilla, le slab mi ha detto ce le ho. Che altro? Bomilla, mi sa. Allora, slab. Redstone, no? E prendo Bomilla. Sicuro non vanno sotto. Cosa non vanno sotto? Sicuro non vanno sotto. Ma cosa? Guardi il circuito dove sono le trapdoor. Ah, le trapdoor ce le ha lei le trapdoor, che mi sono dimenticato io. Le trapdoor sono sopra? Stanno sopra le trapdoor. Ho quasi finito le litre, raga. Qua stanno le trapdoor. Allora qua vede com'è il discorso? Non è semplice. Le trapdoor sono qua sotto. Ma chi è che ha lasciato aperto qua? Vanno messe lì sopra. Ma come si fa a chiudere? Com'è che si fa a chiudere? Non mi ricordo più io. Ok, Carlo, ci vediamo alla prossima. Ah, qua c'è la leva. No, vedi dove vanno le trapdoor? Qua sopra vanno. Vede dove? Ha un spazio qua sopra. Già anche il vetro non abbiamo, vabbè, che è rilevante. Ha scannerizzato tutto, vede? Qui non c'è nessun gettatore. Vabbè, arco Giuda. E dove sono, scusa? Ma dove sono i gettatori, scusa? Impossibile. Ah, no, ha fatto quelle trapdoor. Ah, è vero. È vero. Mannaggia Dio. È vero, Trust, mi sono proprio confuso. Ma dai. Qua sì, qua per non far uscire la roba. Mi sono un po' confuso. Noi lo facciamo con gettatori. Non so se riusciamo. Non so se. Perché cambia tutto. Cioè, cambia tutto il circuito, vede. Comunque. Allora, si parte praticamente da qua. Allora, qua praticamente va messo un blocco. Qua, l'ultimo. Penultimo blocco. E poi 1, 2, 3, 4, 5, 6. I
Il primo va messo così, il primo, il secondo così, il terzo così. Ok. Ok. Cosa manca? Le leve le abbiamo? Le leve le abbiamo, Trust. In teoria sì. In teoria dovremmo avere anche la leva, perché basta un pezzettino di legno. La pietra ce l'ho. E andiamo. Facciamo un altro girettino. E si vola. Sì, è tutto un gioco di leve, come diceva Leonardo da Vinci. Oh! Din 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 din, ci siamo. Dai, dai, che ce la faccio. Mamma mia, fino ho rotto le dita, eh. Rotto le dita, raga, eh. Aiuto, dov'è la mia palude? Funziona, ma ha già fatto tutto. Etichesa ha fatto tutto. Eccoci qua. Dovremmo esserci, oh. Dov'è? Di qua? Dov'è? Aiuto! Mamma mia. Che cacchio è? Trust. Trust. Sopra funziona, eh sì. Vediamo se riesco a raggiungerla. Sì, ce l'ho, ma non... Era nord. Non la trovo più. E ho quasi rotto le dita. Aia, aia. Non so più dove andare, Trust. Eccolo. Ho tutto, c'ho tutto, eccoci qua, eccoci qua. Allora, prego. Uno, due. Ok. E slab. Allora, qua le ho messo le slab, gli hopper e le due chest. Qua è un discorso un po' più complicato, invece. Esatto, uno, due, tre. Uno, due. Aspetta, così. Così. No, aspetta, non è qua. Così. Anche qua dovrebbe andare. Esatto. Così, giusto, Trust, dovremmo esserci. Se non sbaglio. Lei che ha scannerizzato. Funziona? Ottimo. Ottimo. Adesso basta mettere il bone meal, mi sa, qua dentro. Vediamo. E ci riempiamo di orchidee. Giusto? Riempiamo tutta la Mesopotamia di orchidee, Trust. Sì. Ai bordi delle strade, tipo facciamo. La riempiamo. In teoria dovrebbe star già funzionando. Adesso speriamo. Ne mettiamo un po' anche di qua. Ma questi stanno gettà?
Forse questi non sono collegati, mi sa. Ah no, invece sì. Non è giusto, guarda. Perché non sono collegati questi? Ma perché non... Come serve un altro? Serve un distributore allora anche lì? Ce li ha, dovrebbe averne. Serve un distributore e non un gettatore? Anche qua sotto allora? Ah sì. Sì. Ce l'ha lei due distributori qua? No, io ho dropper. Dio santo. Io non ho, non posso più, non riesco più ad andare a casa adesso. Ahimè. Ma la leva, scusa, l'ha messa qua? Ma perché sennò buttiamo via tutto. Bisogna mettere una leva qua. Ah no, è questa qua. Creo io, resti qui, ok. Sì, no, era perché così non li buttiamo via per nulla, capito? L'ho disattivata un attimo. L'ho disattivata io un secondino, che così. Allora, qua possiamo filare, ad esempio. No, niente, non possiamo filare qua. Nulla, questo forse. Vediamo. Così. Duro come la sella di un cosacco, raga, eh. Sempre. Ok, facciamo un po' di pulizia. Che qua facciamo pure così, tac, nascondiamo. Qua pure. Qua. Ci mettiamo questo. E qua questo. Duro, duro. Ok. Interessante che così uno magari un giorno viene qua, si mette là sopra, farma slime e in più accende questa e tanta roba. Che dire, Trust ogni tanto c'ha di quelle idee veramente affurde. Affurde. Allora è andato a comprarli in Bangladesh i gettatori Trust. Su questo isolotto ci sarà da farmi di orchidee. Oggi che data è? Oggi è il 20. Oggi è il 20. Boh. Volevo metterci la data di oggi, ma non ho idea di che giorno sia. 25 gennaio 2000. 24. Ecco, è arrivato Trust con i distributori. Speriamo siano quelli giusti. Oh, il mucco Dio. C'ho io tutto lo spazio, ce l'ho. Madonna. Adesso sono giusti. Posso riempire? Eh sì, già sento il click che è giusto. Non va. Come? Come non va? Aia. Cos'è che sbagliamo? Ah, ma sai perché? No, ma perché bisogna collegarli in qualche modo, sti qua? Cioè, questi qua vanno collegati con della corrente, eh?
Non possono essere lì così a caso. Con bottone forse. Ah, ma perché non è? Ma sì che corrente, perché arriva il corrente qua? Aspetta. Dispenser, sì. Allora, qua è giusto. Allora, aspetta un attimo. Dio buono. Come facciamo qua adesso? Bisognerebbe provare a... Non va. Adesso provo a toglierlo. Il senso era giusto. Bisogna... Ma c'è un verso il distributore qua, eh. Ho capito. Cioè... Ma questo deve avere un verso comunque. No, non esce niente qua, eh. Che cosa ha capito Trust? Mi dica. Rendi partecipe. Che succede? Che succede? Che succede? Non si arrabbia. Tic, tic. Non sparano, non ho capito io che non sparano. Ma cos'è che aveva capito? Cioè, questo che ha capito che non sparano. Bisogna metterli a faccia in su, forse. Bravo, esatto, sì. Però neanche così sparano. Aspetta, ma sono a faccia in su? No, ma è che non posso vederli così. Sono in su. Boh, forse serve altra redstone. Neanche la vuole proprio altra redstone. Non saprei, caspita. Forse c'è proprio il senso, il verso per farlo il meccanismo qua, il circuito. Cioè, bisogna seguire proprio un verso, hai capito? Altrimenti non funziona, mi viene da pensare. Cioè, io non so, adesso bisognerebbe prendere in mano il tutorial e vedere. E vedere come fare. No, dice. Tuttavia, ahimè, purtroppo il nostro tempo a disposizione per il momento è terminato. Quindi abbiamo sicuramente raccolto delle orchidee come abbiamo, cioè, come ce l'abbiamo prefissati. È successo che poi ci siamo impegnati a fare una piccola farm, molto molto utile in realtà, che farmerà solo orchidee grazie al nostro caro amico Trust. Che invito gentilmente a venire accanto a me, così facciamo la foto di copertina. E che succede? Succede che ci vediamo domani, raga, per altre nuovissime avventure. Speriamo, speriamo, pieni di nuove orchidee, pieni di appunto possibilità di utilizzarle. Io, signori, per il momento vi ringrazio, grazie mille per aver seguito questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se vi va, lasciate un like, un dislike, un commento, un insulto, attivate tutte le campanelline, ma soprattutto, soprattutto ricordatevi di splendere. Grazie di cuore, ci vediamo presto, arrivederci, buona serata. Risolveremo, risolveremo, saremo in forma sicuramente. Arrivederci, arrivederci a tutti.